Raga, mi scappa un altro video satirico. Lo devo fare. Aspettate che devo andare in un luogo a girarlo. Aspettate, devo andare in un posto a girarlo, in un posto suo, cioè Arcesso. Arcesso, questa è grossa, questa vi ricordate che già ho fatto dei video. Allora, avete letto il titolo sotto il coso del cigalone? Hai capito? Allora, la CGIL se l'è presa col cigalone. La CGIL, Confederazione Generale Italiana dei Lavoratori, è diventata Confederazione Generale Italiana Difensore dei Ladri. Difendono i ladri, difendono. Hai capito che sono forti, amore? Che non capito, ci siamo arrivati, ragazzi. Che avevo detto nel video precedente? Che ci saremmo arrivati, cari sindacati, difendono i ladri, che sono forti, e attaccano Cicalone. Gli hanno detto razzista. Perché, capito? Cioè, se uno è ladro straniero, capito? E tu attacchi il ladro, diventi razzista perché è ladro ma straniero, e allora è ovvio, è certo, no? La logica è che c'è, beh, mannaggia capoccia, perché tu che forte sta cosa, incredibile questa cosa, la raccontavo negli anni 80 sta cosa, si mettevano a ridere e mi piavano in giro, ma dai, non raccontare queste fregnacce, è realtà, raga. In realtà andate a vedere il video di Galone, se vi sta, ho fatto vedere, no? E, cioè, capito? Tu, io mi immagino la scena, facciamo finta che sto bagna a metro, facciamo finta che stiamo su a metro. Allora, a un certo punto io ho il portafoglio qua dietro, no? Giusto? E si avvicina al borseggiatore. Ah, giusto? Si avvicina al borseggiatore e io gli faccio, ciao, al borseggiatore! Buono, eh? Aspetta, quanti soldi ho? Quanto ti paga il sindacato? Mettiamoci d'accordo. Fammi una cosa, mettiamoci d'accordo. Perché? Perché almeno non mi rubi i documenti. Capito? A te ti protegge già il sindacato. Vai dal sindacato, no? Perché devi venire da me? Vai dal sindacato, no? Devi venire da me. Io, no, perché se io casomai ti impedisco il furto, non mi sta a venire in mente. Poi mi scrive il sindacato che dice che sono razzista. Allora no, allora io ti do i soldi, almeno non mi rubi i documenti. Quanto vuoi? 20 euro, che vuoi gelato, ti offro gelato, ti offro gelato, ma non mi rompe le palle, lo so che sei protetto dal sindacato, io non voglio andare contro il sindacato, se no sono razzista, no? Perché mo adesso pure il sindacato divento razzista contro il sindacato, capito? Cioè, è una cosa strana questa, cioè, capito? Ti protegge il sindacato, a me non mi protegge, io sono lavoratore, tu sei ladro. Tu c'hai più diritto, il ladro c'ha più diritto di me che sono lavoratore, te devo curare i soldi. Io lavoro e tu guadagni. È vero, io lavoro, tu guadagni, io lavoro, mi scrive la CGIL, a me mi fa morire nei campi, a te invece te protegge. Hai capito? Che sai che forte sta CGIL, oh. Ma chi è, oh? Ma chi sono questi da CGIL, oh? Ma che stanno, cioè, pappa e ciccia come diavolo?